Buonasera a tutti ragazzi, qui è Mr. Lob dal Minerva Studio e stasera ti faccio vedere come produrre un beat R&B con la chitarra, ma lo vedremo dopo la sigla. Chiuso nel Minerva Studio, studio. Cucino sto mix, cucino sto beat. Ce l'ho butto frate mutto, mutto. Ti caccia la hit, ti caccia la hit. Eccoci qua. Allora, stasera produciamo un po' di R&B, un genere che a me piace tantissimo, fa veramente impazzire e quindi vedremo un po' di produrre un beat R&B partendo da un arrangiamento di chitarra. Quindi avremo il nostro strumento principale, lo strumento lead sarà la chitarra. Come synth per la chitarra, VST per la chitarra, utilizzo questo Picked Acoustic Session Guitars. La Limpreria di Kontakt, perché ha dei suoni di chitarra veramente eccezionali. A me piacciono tantissimo. La melodia lead di chitarra su cui girerà tutto il pezzo R&B è la seguente. Ok? È una melodia molto classica. Diciamo che i BPM sono sui 90 BPM, un BPM classico dei pezzi R&B, e questa è la melodia principale su cui girerà tutto il brano. Vedi già come comincia ad entrare un po' il mood, quel mood R&B, il mood in cui si parla di generalmente nei pezzi R&B. Il tema principale è l'amore, ok? Relazioni, però insomma, questo è il mood che richiama quell'ambiente lì. Ok, poi abbiamo la chitarra lead che ti ho fatto ascoltare, poi c'è le nostre due chitarre, sono la chitarra solo che gira sulla chitarra lead in questa maniera. Qui è interessante perché su questa libreria di Kontakt puoi andare a mettere degli effetti, cioè una catena di effetti che puoi andare a mettere per creare il tuo suono di chitarra. E questo è un po' quello che mi è uscito fuori. Nota come la cosa importante è che la chitarra solo gira su un'ottava diversa, un'ottava più alta, mentre la chitarra lead fa proprio la melodia portante, gira su un'ottava più centrale nello spettro della tastiera, se così possiamo definirla. Ok, dopo di questo ho suonato un piano lo-fi. Perché un lo-fi piano? Perché è chiaro che la sonorità R&B predilige di più strumenti lo-fi che strumenti veri e propri aperti. Ok? Ok, c'è questo piano che un po' riempie e fa melodia, incastra un po' il tutto. Dopodiché sono passato all'organ. Ci sono degli organi veramente spettacolari in Analog Lab di Arturia. È veramente questo un VST spettacolare. Qui c'è di tutto e di più. È come organo utilizzato, questo che si chiama Art of Chill. E come puoi vedere qui ho suonato una serie di accordi, per cui quello che mi fa l'organo sostanzialmente in questa produzione mi va a creare proprio il mood, il tappeto di sottofondo. A differenza dei pad, perché ricordi che nei beat R&B è vero che
bisogna mantenere una certa, una certa, come dire, atmosfera. Però bisogna essere anche molto dettagliati con i suoni, per cui si stanno utilizzando molto, tantissimo gli organi come melodie. Ci siamo sull'oceano, ci siamo su una spiaggia al tramonto con la chitarra e l'atmosfera che c'è, il mare, lo stai cominciando a sentire? Ecco, questo è il mood un po' generale del pezzo. Poi abbiamo un altro organo che però fa da melodia. Sono le onde del mare queste. Wow, cioè veramente incredibile. E poi abbiamo un piano FX che ha utilizzato il VST, il Metamorpha di Kontakt. Sarebbe questo, te lo faccio ascoltare. Che crea pan da destra e sinistra e crea un ambient veramente interessante e spettacolare. Per cui, in tutta la melodia, yo, senti come ti prende, fratello? Ehi, a me già mi sta prendendo, mi sta facendo ballare, mi sta facendo venire voglia di rapparci sopra. Poi abbiamo il sax, porca miseria. Però lo vediamo alla fine, perché è la chicca della melodia. Ora vediamo la. Vedi le campane. Le bells come sono state utilizzate per creare proprio atmosfera. Papam. Ehi, dove arriva? Papam. Poi ovviamente questo in mix verrà tutto quanto contestualizzato, verrà tutto quanto spazializzato. Però ecco, le campane, le bells, usale veramente con parsimonia, perché sono degli strumenti alti che possono andare a creare anche fastidio nell'ascoltatore, per cui veramente poco come delle luci che escono e vanno via, entrano e vanno via, entrano e vanno via, entrano e vanno via. Yeah, fratello. Ecco qua, qui sono le bells ed ora, signore e signori, il sax. Yeah, ok, qua siamo proprio nel mood beach. Il sax ricorda molto l'house, ricorda il jazz ovviamente, questa produzione c'ha qualcosa di jazzy, però anche nell'immaginario un po' collettivo che si ha, il sax è la beach house, sax house, eccetera. E all'interno di questa produzione, secondo me, è veramente lo strumento che calza di più perché ricorda molto le palme, il mare, eccetera, eccetera. Ora passiamo al basso, linea di basso. Basso rigorosamente elettrico, cioè. Come se fosse un basso vero, non 808 in queste produzioni non esistono proprio. E a tal proposito, ok,
Vedi, un giro di basso molto lineare che però va a seguire quello che è, va a finalizzare la melodia. Molto interessante, molto importante. E poi, per concludere, il drum kit. La scelta della batteria qua è stata molto importante perché non mi andava di fare una batteria trap, non mi andava di andare a mettere kick trap, non mi andava di andare a mettere gli clap trap, cose un po' troppo sentite. In realtà, siccome qui ci sono molti strumenti reali, in realtà, suonati, quasi tutti, sono tutti quanti suonati, a parte forse le bells, che però uno potrebbe riprodurle sulla tastiera, il resto sono tutti strumenti suonati veri, il sax, la chitarra, il piano, gli organi. Ok, quindi ho detto, perché non riprendere come verità anche la batteria? Poi tra l'altro nel beat R&B ormai ragazzi sta ritornando l'acustico nella musica hip hop, nella musica trap. Si sta abbandonando un po' quella che è l'ideologia elettrica, elettronica della situazione, e si sta ritornando all'acustico. Quindi mi sono detto, perché non riproporre questo groove di batteria? È un groove di batteria molto diritto, pum, pap, cassa rullante, però gli tat ci girano intorno. È un groove, diciamo, veramente molto, molto chill su cui andarci a rappare, ma soprattutto cantare. Questo è un beat che è pensato per un cantante R&B, molto interessante andarci su cantando, però anche rappando. Ascoltiamo tutto. Facciamo così, prima il blocco delle melodie. E questo è il beat. Come vedete, molto semplice in termini di strumenti, non ci sono tanti strumenti, però il mood è stato creato utilizzando gli strumenti giusti al posto giusto. E naturalmente il principale e lo strumento principale in questo beat è la chitarra. Partendo da un giro di chitarra, da un sample di chitarra, siamo arrivati alla costruzione di tutto il beat R&B. E questo è un beat che si rifà molto ai suoni moderni, ma soprattutto alle interpretazioni cantate, ovviamente. Bene, anche per stasera abbiamo finito. Se sei un artista trap, rap ed R&B e vuoi portare le tue produzioni, i tuoi progetti sul mercato musicale, ma effettivamente ti trovi in un mare di squali e non sai come fare, in descrizione trovi il link per candidarti per i nostri servizi, e noi, con il mio team di produttori, ti daremo andiamo a vedere un po' quello che è il progetto e cercheremo la strategia migliore per arrivare sul mercato musicale con un prodotto di assolutissima qualità. Inoltre ti invito ad iscriversi al canale e di azionare subito la campanellina, in maniera tale da restare aggiornato su tutte
le nostre novità. Da Mr. Low e da Minerva Studio è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao! Chiuso nel Minerva Studio, studio. Cucino sto mix, cucino sto beat. Ce l'ho butto fra de mudo. Ti caccia la hit, ti caccia la hit.